Una grande installazione a forma di spirale in memoria di tutte le vittime della mafia. Autore è l'artista Gianfranco Meggiato, che ha presentato la sua opera a Palermo in occasione delle commemorazioni del 19 luglio. Inserite nel programma di iDesign tra i collaterali di Manifesta 12 e nel cartellone ufficiale di Palermo Capitale Italiana della Cultura, l'installazione rimarrà visitabile e aperta al pubblico fino al 4 novembre. Il progetto nasce dall'idea di fare qualcosa specifico per Palermo e per questo ho usato, diciamo, la spirale, che è uno dei simboli più antichi che troviamo già nelle caverne e che, diciamo, proprio rimanda agli albori dell'umanità. Io l'ho interpretata come un corso e ricorso, cioè praticamente questa spirale rappresenta un po' la vita, fatta con i suoi momenti belli, i suoi momenti brutti, però nell'ottica che anche le difficoltà, i problemi, i fallimenti in realtà sono parte funzionali, sono di una crescita. Come si è arrivati alla scelta di Palermo come luogo dove poter realizzare quest'opera? Ma diciamo che il fatto che ci sia sia Manifesta sia Palermo Capitale della Cultura è stato sicuramente un forte stimolo, perché dava quella visibilità al progetto che era fondamentale per poter arrivare a più persone possibili. Ho visto questa mattina delle persone che piangevano di fronte a dei propri cari che erano scritti lì, per cui è un tributo a quello che questa città ha patito, ai sacrifici che ha fatto per arrivare poi alla libertà, quella scultura bianca che si intitola Il mio pensiero libero, cioè una libertà conquistata, sofferta, però per questo più vera. Possiamo dire quindi che ancora una volta l'arte al servizio della crescita umana. Io credo fermamente, io mi definisco artista militante, che l'arte debba continuare a fare il suo messaggio che ha fatto da sempre. L'arte non deve solamente essere negazione, ma deve anche avere delle proposte e deve dare dei messaggi concreti di speranza. L'installazione è dotata anche di un paio di accorgimenti che permetteranno a tutti la fruibilità. Sì, abbiamo cercato di costruire tutta l'opera rispettando quelle normative tecniche e anche quelle intuizioni che ci possono permettere di dare un maggior respiro ad un'opera che già di per sé è accessibile. Quindi troveremo per esempio la scrittura in braille. La scrittura in braille, in italiano ed in inglese, posta ad un'altezza e segnalata in maniera tale che possa essere facilmente ritrovabile. Abbiamo lasciato degli spazi possibili di percorrere con due sedie a ruote affrontate. Abbiamo cercato di dargli un senso anche sotto questo punto di vista. La cosa secondo me più bella è che l'accessibilità di quest'opera è data proprio dall'opera. È un'opera che respira già da sé.